mai, ragazzi, rieccoci di quanti carichi pimpanti, Arzilla in canale, un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare a parlare dell'ultima bomba ancora inesplosa che riguarda la possibilità che Zinedine Zidane, tra l'altro facciamogli gli auguri perché oggi compie 51 anni, 23 giugno, grande campione, quindi dopo aver fatto gli auguri al nostro straordinario Michel Platini, che ci auguriamo ancora che possa un giorno arrivare da presidente, appunto facciamo un tributo a Zidane che secondo il quotidiano Libero potrebbe essere dietro il famoso esonero di Allegri per il colpaccio del centenario. Vediamo, andiamo nel focus, appunto nel dettaglio di quello che sta accadendo e poi alcune indiscrezioni anche su Giuntoli e sui prossimi colpi che dovrà fare, tra cui anche Thomas Partey e qualcun altro. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, vi cito le testuali parole riportate appunto da liberoquotidiano.it, che comunque è un giornale di tutto rispetto, che tratta non solo di calcio ma anche di politica, e che cita questo: Juve salta Allegri e arriva Zidane, virgolettato, clamoroso, la mano dietro il golpe, per capire meglio il futuro della Juventus, torna a mente una data, cioè il 24 luglio 1923, cioè esattamente 100 anni fa, quando Edoardo Agnelli diventava presidente dei bianconeri per la prima volta e la famiglia metteva le mani sul club. 100 anni da festeggiare alla grande, magari senza Massimiliano Allegri, e non solo, perché lo dice Maurizio Pistocchi, come abbiamo riportato, no, l'altra volta, e sono migliaia che non vogliono più il tecnico livornese. Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus nella stagione 2023-2024. Queste le parole di Maurizio Pistocchi, che ripeto non è l'unico che veicola questo messaggio, e anzi ci sono andati dietro altri giornalisti, e tra l'altro non a caso stamattina Gianni Balzarini, molto vicino all'ambiente Juventus, ha cominciato ad esporsi dicendo che secondo lui adesso la panchina può scricchiolare, cioè si è ribaltato tutto nel giro di due giorni, perché anche lui lo dava per fatto confermato, visto che stava trattando con Magnanelli per portarlo allo staff. Dal nulla si è ribaltato alla frittata e lui si è trovato praticamente quasi fuori, ripeto quasi fuori, perché la scelta aspetta comunque ad Elkan. In realtà però l'unica offerta concreta al momento resta quella dell'Al-Hilal, e mi fa piacere che ho fatto ridere anche qualcuno in chat con questo, in Arabia Saudita, con un ricco contratto per liberarlo dal legame con il club della Continassa. È sullo sfondo, c'è anche il nome del sostituto, uno solo, Zinedine Zidane. Per anni è stato il sogno di Andrea Agnelli, e se John Elkann dovesse riuscire a convincerlo sarebbe davvero la chiusura del cerchio. Come leggerla nella saga familiare poi la vedete voi. Ecco, questo è l'articolo, ok, che diciamo che è molto pomposo, cioè mi ha dato una bella carica sinceramente, ragazzi, e ha aperto degli spiragli, se non altro per ragionare a voce alta senza andare a dare delle ufficialità, perché come avete visto sono dei virgolettati e sono dei report, però insomma questa titubanza insomma di Allegri anche nel non voler andare là, perché dovrebbe rimettersi in gioco e ritornare a lavorare in un ambiente che non conosce, dove non hai giornalisti che lo proteggono, che lo fanno credere un dio, durerebbe un mese, anche con 60 milioni più 10 di bonus alla firma. E avete visto la reazione dei tifosi dell'Al-Hilal là, nelle tweetate che hanno fatto, quindi sarebbe veramente anche là un nemico in patria. E tra l'altro ha fatto ben sperare anche la rivolta dei tifosi sotto la campagna di abbonamenti e la grande gioia festosa dei tifosi invece sotto gli auguri del club bianconero, della Juve, del sito ufficiale, a Zinedine Zidane. Ed è anche riportata da Sport Today questo estratto. Quindi tanti vogliono Zidane, lo sognano, lo vorrebbero alla Juventus, salvaci tu, ha detto proprio Zizou, salvaci tu. Questo è il monito di tanto, una bella fetta della tifoseria. Quindi ecco, intanto però si avvicina a passi da gigante l'arrivo di Giuntoli, che ha detto chiaramente a calvo Elkan che non vuole Allegri, ovviamente l'ha fatto trapelare tramite i suoi detti lavori. E però ecco, sta per risolvere il contratto col Napoli per poter accasarsi per noi per un quinquennale. Toccherà a lui fare mercato, anche se questo non esclude la permanenza di Manna, e su questo anche a me non dispiace, è un ragazzo comunque di buone speranze, che ha fatto bene, ripeto, l'abbiamo ribadito, in Next Gen, potrebbe essere comunque un ottimo scouter, scopritore di talenti, quindi secondo me è necessario averlo in rosa, perché può far comodo anche per veicolare
i giovani dalla prima, dalla giovanile alla prima squadra, e Giuntoli gli fa da cavia, insomma da chioccia, lo aiuta negli affari più importanti, nei colpi esteri, dove Giuntoli è più ferrato e capisce anche quali sono le tipologie di giocatore con la caratteristica che serve per un tipo di modulo e un tipo di allenatore. Ecco, non a caso Manna è già seguito da Giuntoli al momento, passo per passo, e non a caso le pedine si stanno già muovendo, e nell'incertezza della decisione di Rabiot, la Juve ha già bloccato Thomas Partey, trentenne ghanese, in forza all'Arsenal, come sapete tutti, è un ex Atletico Madrid. Acquisto per una cifra intorno ai 20 milioni e contratto di 3 anni. Bloccato, però adesso vedremo se ci sarà qualche ufficialità e qualche notizia in più. Il primo vero colpo, però, sarà un altro, ancora non c'è dato saperlo, vedremo chi sarà, se sarà Parisi, se sarà Frattesi, se sarà Zaniolo, vedremo quale di questi colpi potrà realizzarsi, o anche Castagne o UEA, anche se la priorità sono le cessioni come quella di Kleser Vlahovic, perché ci permetterebbero, come abbiamo detto in tutte le salse, di rientrare direttamente a parità di bilancio, sarebbe un tocca sana, però vediamo appunto quale allenatore che dovrebbe arrivare dopo Allegri, sempre che verrà cacciato, un Tudor, un Conte, un Zidane, se vorrà appunto tenerseli. Ma a me sembra di sì, perché chi è che si priverebbe di due giocatori di punta come loro due, anche se alcuni addetti ai lavori dicono che è un bidone. A me non risulta, a me non sembra, Vlahovic. Zaniolo tornerà di sicuro in Italia, sponda Torino, perché appunto è la sua destinazione più probabile, più voluta da lui e anche dalla Juventus, ed è una corte che dura ormai da 2 anni, quindi speriamo che questo cerchio romantico si chiuda. È un giocatore utile, ripeto, a livello di testa deve migliorare tantissimo, quindi se è lo Zaniolo pazzo che abbiamo visto a Roma si scordi completamente di mettere piede alla continassa, ma allenato da un Tudor, da un Conte, un Zidane, quello mette la testa a posto in 3 secondi, perché o vuole stare alla Juve o la porta è quella là. Perché quando cambieremo strategia e struttura aziendale con Giuntoli, Del Piero e Zidane o Conte o Tudor in panchina, non sarà più possibile fare la bella gnocca come fanno Rabiot, come ha fatto Ramsey, come fa Pogba adesso, e sfruttare la continassa e il J-Medical come zona di vacanze. No, è finita la baza. Adesso chi merita sta, chi non merita fuori a pedate nel sedere, detto come va detto, perché bisogna far rispettare la disciplina, e noi dobbiamo tornare alla Juve. Siamo nel centenario, quindi nel 24 luglio, da quella data di Edoardo Daniele del 1923, adesso a luglio 2023 dobbiamo ritornare a rincarnare i veri valori della storia della Juventus, gloriosa qual è. Ecco, per chiudere il video volevo dirvi anche un'anticipazione, e ovviamente da domani faremo anche dei video molto più interessanti su altri argomenti, perché purtroppo mi sono dovuto interrompere anche per queste bombe che continuano a venire fuori, e devo andare comunque a raccontarvele, a sviscerarvele, vedendola a 360 gradi in maniera oggettiva da esterno, senza metterci del mio, senza dire è fatta, è firmato, ecco Allegri fuori, niente di tutto questo, ma ragionando a testa alta e a voce alta. Ecco, vorrò mettere anche nella sigla, perché ci sta, altri giocatori rappresentativi della nostra evento, che sono Sivori, che tutti voi ricordano, Tardelli assolutamente, e magari Cabrini, vedremo, Causio, qualcun altro che veramente ha dato l'impronta e ha inciso nella storia, e poi magari Ravanelli, perché è autore del grande gol della finale appunto contro l'Ajax 96, quindi ovviamente non è stato un top, diciamo, cannoniere storico, però uno di quei giocatori che incredibilmente, anche con meno possibilità tecniche e balistiche, è riuscito in qualche modo a incidere nella storia bianconera, e così anche con altri, che come Padovano, che magari sono passati, o Torricelli, che magari non avevano i fronti del pronostico, non venivano riputati campioni, ma avevano quel qualcosa in più di attributi da Juve per sudare, sputare la maglia e andare oltre i loro limiti. Ed è questo l'esempio che deve seguire la Juventus. Ecco perché ci tengo moltissimo a mettere nella la sigla iniziale proprio alcuni di questi talismani, di queste icone della Juve del passato, per evocare gli spiriti ormai sopiti di quella che era veramente la vera Juventus. Grazie della vostra presenza, ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere il video, mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale qua sotto, lo trovate, Calcio World 11,
mettete cliccate sotto il titolo, gli hashtag e la descrizione, troverete il link piccolino con scritto Calcio Volo 11 e il simbolino di YouTube rosso. Cliccate lì e il link vi sparerà direttamente dentro il canale. Troverete tanti video esilaranti, divertenti della Bobo TV con varie tematiche. Uno degli ultimi è quello sui pronostici. E poi ho fatto anche quello che riguarda l'asfaltata che hanno fatto ad Allegri, il possibile esonero e tanti altri argomenti molto piccanti di De Zerbi, che parla di calcio, parla della finale di Manchester Intercity. E poi anche di Raspadori, ha fatto della disamina sui giocatori che vorrebbe, tanti argomenti interessanti che mi sono piaciuti molto e li ho voluti condividere con voi. Poi non vi dimenticate di Facebook, scrivetemi su Stivello Magno, aggiungetemi come amico, vi farò avere tutte le notifiche, anche lì vi scriverò in privato, perché molte volte da YouTube non vi arrivano le notifiche per il fatto che magari facendo 3 video ma non li pubblico tutti a 24 ore di distanza, non vi arrivano le notifiche su YouTube. Con Facebook avete esattamente la notifica allo stesso momento in cui pubblico, e con la timeline e il messaggino che mi viene giù dalla tendina del telefono. Mi raccomando, per quel che riguarda i saluti, nei commenti qua nello spazio scrivetemi il vostro nickname o il nome e cognome intero, vi farò avere i saluti meritatissimi appunto all'inizio di uno dei video, mattina, pomeriggio, sera. Per gli abbonamenti non dimenticatevi, qua sotto ho messo tutte le descrizioni con i vari benefici di ogni abbonamento, tipologia, fiducia, diamante, platino, e tramite quelli potete dare un piccolo contributo al canale, mi farebbe molto piacere, la community degli abbonati sta crescendo molto. E per gli iscritti, poi chiudo, sono troppo lungo, bottone rosso qua sotto, iscrivetevi, molti mi stanno guardando da tanto tempo ma non sono ancora iscritti, circa un 61-62%, sta calando molto la cifra, quindi è molto indicativo del fatto che il canale piace e ha un buon seguito, quindi cercate di assottigliare questa differenza, questa statistica, quindi chi mi guarda da tanto ma non è ancora iscritto faccia questo piccolo gesto d'amore stiloso. Un abbraccio fortissimo ragazzi, ancora tanto, vi voglio tanto bene, veramente sono orgoglioso di avervi sempre con me, spero di darvi sempre notizie fresche e interessanti, perché ovviamente è importante per tenervi anche belli attivi e informati. Ciao!